cominciati i lavori per la costruzione di un bypass che collega le due palazzine di Poggio dei Pini, rimaste isolate sabato scorso a causa di una frana. La protezione civile procede con estrema cautela. Il muro di contenimento crollato ha lasciato scoperto un costone che potrebbe rivelarsi pericoloso. Le cinque famiglie sono rimaste nelle loro abitazioni, rifiutandosi di lasciare i propri appartamenti. Intanto i carabinieri sono intervenuti per una possibile intrusione in una delle case abbandonate. Nel dicembre 2014 il Comune aveva presentato un progetto alla Regione per la messa in sicurezza del costone, che ad oggi rischia di crollare. Ancora però nessun finanziamento è stato disposto. Adesso si valuta anche la possibile demolizione della palazzina sovrastante il muro crollato. Questi lavori che stanno però effettuando dovrebbero consentire di fare uno scivolo e creare anche un passaggio pedonale. E una volta che sarà completato questo scivolo, praticamente che sarà poi bitumato, e lo sgombero cessa e quindi praticamente si può ritornare, anche perché dicevano ieri da una riunione che abbiamo avuto con il curatore elementare che la palazzina non è assolutamente a rischio di crollo. Dico solamente che in questo condominio devono rispondere tutti quelli che hanno attuato questi lavori. Noi non spendiamo più una lira, abbiamo già pagato profumatamente per 30 anni, non per un anno, 30 anni è che paghiamo.